Torna da protagonista nel cartellone degli eventi estivi del comune di Pescara il festival Il Fiume e la Memoria, che dagli anni 90 anima il lungo fiume e il centro storico di Pescara con spettacoli di teatro, mostre e concerti. Dopo le restrizioni dovute alla pandemia, la 20ª edizione sarà caratterizzata dalla ripartenza, come spiega Milo Vallone, direttore artistico del festival. L'edizione, come abbiamo chiamato, della ripartenza, giocando anche graficamente sulla parola arte che è contenuta all'interno della parola stessa ripartenza, ridiamo spazio alla bellezza, alla cultura, al pensiero, che sia di buon auspicio un po' per tutti. Noi siamo stati fermi 2 anni, lo sappiamo, ma anche come festival proprio, al di là di noi come operatori, 2021 completamente fermi con l'edizione di quell'anno, il 2020 abbiamo fatto una sola serata giusto per dare un segnale, finalmente ripartiamo. Sarà quest'anno un festival in misura ridotta, saranno solamente 3 giornate, ma piene di qualità. Abbiamo 3 spettacoli che sono tutti e 3 prodotti dal festival, prime nazionali. Partiamo con una mostra anche che ospitiamo al Caffè Letterario, e il 22 luglio alle 19 verrà inaugurata. La mostra si intitola Piacere Vittorio, su Vittorio Gassman, il grande mattatore italiano di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita. Verrà Paola Gassman, attrice strepitosa e figlia del mattatore, a inaugurare la mostra. Poi si tratterrà, perché alle 21:15 nel cuore del centro storico daremo vita al notturno, io e Paola, al notturno di Gabriele D'Annunzio, spettacolo prodotto dal festival che così taglierà il nastro di questa 20ª edizione. Proseguiamo poi il sabato 23 con uno spettacolo che celebra 2 grandi intellettuali italiani, che sono Pasolini e Flaiano, nel centenario della nascita e nel 50° della morte. Mi sono divertito a immaginarli insieme, forse personaggi che si saranno sfiorati, conosciuti ma poco, sicuramente non frequentati, e invece si frequenteranno sul palco del Fiume La Memoria e dialogheranno. Sono entrambi nati il 5 marzo, questo dà il titolo allo spettacolo, e sarà così uno sguardo sull'Italia ancora molto contemporaneo, per quanto la voce dei protagonisti sia di qualche decennio fa. Chiudiamo domenica 24 con l'ultimo spettacolo, Destini, uno spettacolo di, come si dice, teatro diffuso. Saremo sul pontile dei Trabocchi, così ho chiamato quella zona del lungo fiume che diventa mare nell'estuario del fiume Pescara. Evocheremo con dei personaggi storici, da Giordano Bruno a Giovanna d'Arco, Socrate, personaggi che sono accomunati dall'essere andati contro il potere dominante, e così gli spettatori, passeggiando, godendosi il lungo fiume di Pescara, potranno incontrare questi personaggi d'altri tempi. Soddisfatte anche Maria Rita Carota e Nicoletta Dinisio, assessori rispettivamente alla cultura e al fiume del comune di Pescara. Un'edizione, la 20ª del festival Il Fiume e la Memoria, in cui ci sarà una celebrazione dell'arte, dello spettacolo, ma anche della valorizzazione del fiume. Benvengano queste iniziative, e soprattutto ricominciare dalla cultura, perché ci saranno anche ragazzi, come per l'appunto ci ricordavano nelle storie, di ragazzi presi per strada, e quindi saranno i primi protagonisti a visitare il nostro fiume.